È il Giro di Boa, è la terza tappa dei trofei MP Exhaust Mass ed è dedicata al compianto Pippo Stanga. Adrenalina 1000, facce serie e tanta concentrazione sui volti di chi è pronto a sfidarsi in quel di Varano. A Riccardo Paletti è il momento della verità, una pista tecnica dove servirà inventiva ed ingegno per vincere e farci divertire. Ma adesso non è il momento di parlare, bando alle ciance, parola ai motori e che vinca il migliore! Siamo con Fabrizio Giardina, il primo anno in categoria Race Attack. Fabrizio, come percepisci questa nuova esperienza, diciamo? Ma l'ambiente è sempre molto bello, mi trovo bene con tutta l'organizzazione, è sempre molto divertente, è un piacere essere qua sempre, sì. Allora, io mi diverto, che è la prima cosa, poi ovvio che il risultato è sempre importante, però non ho fretta e come arrivo dal CRV non avevo fretta, poi l'abbiamo vinto. E qui resata che vanno più forte, e abbiamo bisogno di fare esperienza, ma poi sono sicuro che ci arriverò pian pianino. A passo lento comunque un risultato buono. Assolutamente sì. Tanto che ci divertiamo, che siamo qua, siamo comunque nell'ambiente, è il nostro, è sempre un piacere. Proviamo a sentire cosa sta dicendo Eliseo La Rocca, proprio così, a caldo. A caldo, no, non vorrei fare la figura del piangina perché... No, non mi va di fare queste storie. Comunque, niente, dovevamo cambiare le cartucce perché era l'unico modo per togliere quel problemino che ho di vibrazione in frenata, no? Ecco, e mi infastidisce un sacco, faccio fatica a inserirmi e quindi tento quasi andare a lungo, devo anticipare un po' la frenata. Ecco, l'unico fastidio, per il resto la moto è bella scorrevole, bella reattiva. Siamo in via di perfezionamento, diciamo. Sì, il problema è che mi hanno detto mettiamo le cartucce, olio, basta, è finita tutta la storia. Va bene, gli ho detto di sì, però non facevano tempo a farlo per la gara e hanno dovuto ancora rimediare su queste. È sicuramente è migliorata rispetto a prima, ma il fastidio lo fa sempre un po', però vabbè, ci dovremmo arrangiare così. Un leggero miglioramento c'è. Sì, sicuramente così così sicuramente va meglio, però quel problemino lì si avverte sempre un po', in modo più lieve, però c'è. Va bene. Ci arreggeremo così e speriamo di fare almeno una buona gara come ho fatto a Cremona la prima, la seconda, non ce la facevo più. Grande Eliseo, ci vediamo a fine gara, ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao. Siamo in pista con la Race Attack 1000, è il Riccardo Paletti, siamo al terzo round. È il giro di Boa, sarà soprattutto importante capire e testare lo stato di forma dei piloti in griglia di partenza, una griglia di partenza che si va a completare in questa maniera con Lazzaro Valsecchi in pole, 1.09.920, vicinissimo a lui Alberto Torchio, 1.10.093, pronto a battagliare per la prima posizione, ancora vicini a loro, cioè Super Iari Remoto in piena corsa per la vittoria del campionato, Remoto con la numero 33 ha chiuso in 1.10.391, segno che non è così lontano da Valsecchi e Torchio ed è pronto a battagliare con loro per le prime posizioni. Apre la seconda fila Nicolò Pellegrinelli, 1.10.571 al suo fianco per 4 millesimi. Super Andrea Crifò, 1.10.575, anche lui con la sua numero 111 vuole tornare e vuole combattere per una posizione tra quelle di testa e sarà sicuramente pronto a battagliare con i piloti che lo precedono, anche con quelli che lo succedono, come Claudio De Stefano che chiude in 1.10.924. Terza fila che si apre con Allevi, 1.11.528 per lui. Gioitta, 1.11.891, ci andiamo un po' allontanando dall'1.10 che hanno fatto i piloti tra la seconda e la sesta piazza. E Scaltritti, 1.12.142. La quarta fila la apre Gelsomino Papa, 1.12.792. Lo sapete che lui è un po' il master, l'icona dei Trofei Moto Estate.
tanto impegno, tanta dedizione per Gelsomino, pronto a battagliare al suo fianco Andrea Puzzo, 1.12.841, e al loro fianco c'è Nicola Gelsi, che ha chiuso in 1.12.898, è vicinissimo a Puzzo, è vicino anche a Papa, non così lontano da Scaltritti per provare a giocarsi le posizioni di mezzo centrali della griglia di partenza. Fabrizio Giardina apre la quinta fila in 1.13.484, il tempo di Giardina non è interessante per poter provare anche lui a dare il suo contributo per quanto concerne questo turno. Baccino 1.14.216, Rapaglia a chiudere la quinta fila, sesta fila che si apre con il solito encomiabile Eliseo La Rocca 1.14.849, pronto anche lui a battagliare per non rimanere invischiato nelle posizioni di coda, e al suo fianco Mario Bisanin 1.17.657. A questo punto classica linea alle ragazze per le interviste per gara, e poi noi siamo pronti per la gara della Race Attack 1000. Quest'oggi ne farete delle belle, fateci divertire ragazzi. Andrea, sei pronto per questa gara? Prontissimo, ci proveremo come tutte le altre volte, speriamo vada bene. Ma sì, in bocca al lupo. Grazie. Sì, ce la metterò tutta perché ho fatto delle brutte qualifiche. Ho in bocca al bike, faccio fatica. Non ti preoccupare, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ecco qua Fabrizio. Fabrizio, sei pronto per questa gara? Prontissimo, siamo sempre pronti noi. Qualche, non lo so, vuoi dirci che cosa escogiterai per cercare di arrivare nei primi posti? Sì. Ma guarda, cerco di partire bene, okay. E poi andiamo di passo e stare insieme a loro. Allora, un grande in bocca al lupo. Grazie mille, ciao. Eccoci qua con Gelsomino. Allora, sei carico per questa gara? Sono sempre carico. Tutte le partenze sono sempre carico, dunque cerchiamo di andare avanti. Dare il massimo, sempre. In bocca al lupo, Gelsomino. Grazie, ciao. Eccoci qua con Yari Remoto. Sei pronto per questa gara? Ci proviamo, dai, sempre fiduciosi. Vediamo di fare una bella partenza. In bocca al lupo. Grazie. Buon pomeriggio Varano, Race Attack 1000, qui mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. La pole di Lazzaro Valsecchi, 1.99, Torchio secondo, Yari Remoto terzo, seconda fila Pellegrinelli, Crifò De Stefano, Allevi Gioitta Scaltritti, Papa Puzzo Gelsi, Giardina Baccino Rapaglia, La Rocca Pisanini. Sarà una gara importante. Occhio Andre, vedo un buco e forse di Alberto Torchio, clamoroso. Primo colpo di scena, Torchio non parte dall'inizio. Qualche problema, boh, chi lo sa, vedremo. Eh già. Ma questa è una notizia importante, Andre, perché cambia, scompagina i piani di quella che è questa Race Attack. Una gara doppia, lo sappiamo. Prima gara con 8 giri. Tutto sono pronto. Pronti a sfilarsi, tutto pronto. Si parte, via, è iniziata gara 1 della Race Attack 1000. Vediamo Valsecchi, è lui che si mette davanti, sì, Valsecchi davanti, Andre. Sai, esatto. Che forse è un buono spunto di De Stefano? Vediamo Remoto, Remoto non ha avuto un grandissimo spunto, si trova quarto. Però cerca subito di indugiare un duello, mamma mia. Sfida due piloti davanti a sé, sì, forse il Remoto riesce a impossessarsi della terza piazza. Adesso cerchiamo anche di capire un po' in qualche maniera come si stanno dipanando le posizioni, anche con l'assenza di Alberto Torchio, esatto, che fu grande protagonista, esatto, nella prima di Varano. Esatto. Quindi cambia tutto e tensione. Ma Remoto là dietro è molto largo, infatti perde due posizioni sicuramente, si trova quinto. Da terzo a quinto Remoto, costretto a rimontare. Bella partenza, però stanno combattendo da Valsecchi subito. Valsecchi è scappato intanto, però scappato, attenzione. Scatenato Valsecchi. Adesso tra un po' ti do un paio di raffronti clamorosi, secondo me. Perché al secondo intertempo Valsecchi fa 16.8. Sì. Remoto fa 18.6. 17.7 gli altri. Ha preso già un gran margine Valsecchi. È Crifò secondo, terzo De Stefano, quarto Remoto, quinto Pellegrinelli, Gelsi, Scaltritti, Puzzo, Papa Rapaglia Giardina, ma non scioglie lingua, esatto. La Rocca e via tutti quanti gli altri. Andre, che gara ci aspettiamo? Valsecchi mi sembra che stia provando ad imprimere già il suo Sta scappando, ritmo. Valsecchi sta già scappando, è partito
a bomba e sicuramente per gli avversari che lo stanno seguendo sarà dura, sarà durissima, è durissima anche per Remoto che riesce a scavallare almeno la posizione a Pellegrinelli e si mette subito alle spalle di De Stefano con Crifò che in qualche maniera cerca di scappare da quelli dietro a Remoto, sì. Ha scavalcato De Stefano, se non ho visto male, sta posizionando la sua motona davanti al diretto avversario, ma qui è Crifò che è già stato scavalcato da Remoto. Incredibile, forse sì, doppio forse sorpasso sì. Di Remoto in un Amen che prova ad andare all'inseguimento di Valsecchi. Secondo me Remoto ne ha molto di più dei piloti qua dietro. Direi proprio di sì, perché si è liberato e adesso chissà anche che non si metta all'inseguimento di Lazzaro Valsecchi. Ha preso un po' di margine, anzi parecchio per sì, essere sì, già sì. Fatti inizio a darti qualche intertempo. Mamma, Valsecchi ragazzi, percorre il secondo giro 1.96 da qualifica, da qualifica, da super qualifica, migliorato di 3 decimi la qualifica, 1.11.7 Remoto, 1.10.5 De Stefano alla seconda tornata. Intanto andiamo con Gelsomino Papa che si trova in nona posizione alle spalle di Puzzo e di Scaltritti che si stanno giocando la settima posizione. Bello, bello anche perché dai, stanno spingendo. Mi spiace che non ci sia Alberto Torchio perché sarebbe stato sicuro protagonista. Valsecchi... No, la cosa interessante di Valsecchi è che, vedi, vanno a migliorare sì. Rispetto ma alla Valsecchi qualifica. Sta facendo una roba spaventosa, Andre. Sì, il fatto di andare a migliorare è che sono campionati sempre in crescita questi dove... Remoto piloti... è terzo, Andre, alle spalle di De Stefano. Okay. Si sta avvicinando tantissimo. Sì. Io penso che tra poco possa provare a scavalcarlo, Sì. Mentre Valsecchi sta veramente girando come un pazzo totale. Lazzaro Valsecchi 1.9.914. Remoto è francobollato tra poco a De Stefano e Remoto qua ha girato bene, 1.10.2, 1.11 De Stefano, gli ha mangiato 8 decimi Remoto. Vabbè, Valsecchi ok, sta spingendo forte. La Rocca intanto si trova alle spalle di Rapaglia e chissà che non cerchi e provi la zampata alle spalle, sempre fermo restando che debba tenere dietro Baccino che si trova praticamente vicino a lui, eccoli che l'ha scavalcato proprio Baccino sulla Rocca, l'avevo detto fate attenzione a Baccino e lo scavalca infatti Eliseo La Rocca. Terzo giro ultimato, siamo già nel quarto giro. Mamma, Baccino sta provando una traiettoria interna, chissà che non si avvicini tanto. Sicuramente respinge La Rocca però dal tentativo di assalto e questi tre se ne possono dare di santa ragione fino alla fine della gara, Andre. Direi proprio di sì, direi vicini La Rocca qua esterno mi sembra improbabile il sorpasso, infatti gli però chiude lo sportellone di direzione e qui ci si escono bene. Mamma, guarda qua, Remoto, guarda qua, è Remoto che ha scavalcato De Stefano. Sì, Remoto ha scavalcato De Stefano, l'avevamo detto, altro passo, altro piede da parte di Iari Remoto che ha fallito clamorosamente però a questo punto anche la partenza. Sì, purtroppo peccato perché probabilmente ne aveva per stare con 1.9.7 Valsecchi, Andre. 1.11 Remoto, 1.11.8 De Stefano. Gelsi inquadrato sesto nella terra di nessuno, vede davanti Crifò che è molto lontano, Crifò a sua volta vede davanti De Stefano e Remoto che sono lontanissimi. Mentre ci accingiamo ad essere a metà gara con un Valsecchi super straordinario, immarcescibile. Guarda che aggettivi che ti trovo. È vero. Sta spingendo. Sta spingendo come un pazzo Valsecchi. Vuole veramente vincerla di forza, di volontà, di peso, di importanza, di impeto. Super Lazzaro Valsecchi. Attenzione! Mannaggia, che botta! Attenzione, l'importante è che non si siano fatti male. Si è alzato. Si chiedono scusa subito. Rimane un attimo lì. L'importante è che si muova. Sì. Suspense, sì. E qua penso che possano interrompere la gara, Andrea. Cioè, mi sembra che sia stato un contatto, anche perché è centrale nella pista. Un contatto, per fortuna, nulla di grave, perché abbiamo visto che sono tutti e due... Che scivolata. Si sono rialzati subito tutti e due. Questo è Giardina, che sta completando intanto il giro. Una scivolata importante, probabilmente. Sì, c'è la rossa. Combinata la bandiera rossa. Sì. Quindi evidentemente termina così la gara, Andre. Sì. Con sì, la sì. Vittoria di Valsecchi, Remoto anche e Stefano. Anche perché se è passato il 50% sì. Della gara, manterranno le posizioni del giro precedente. Mantengono le posizioni del giro precedente. Giardino intanto rientra in pista, rientra dalla pista. L'importante è che non si siano fatti nulla di che. Valsecchi, Remoto, De Stefano. Queste... Le prime d'arrivo. Tre posizioni di gara 1 con uno scontro, un incidente che per fortuna è collimato in un nulla di fatto
finisce gara 1 della Race Attack 1000. Andrea, a questo punto a gara 2. Ci vediamo a gara 2.